Questo video è in collaborazione con Fantasia Store e Grande Inverno, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network, Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. In questo penultimo incontro con il mese ondata oscura, tratteremo uno dei temi che più di tutti ha suscitato interesse tra i contenuti che sono stati pubblicati qui sul canale, a tal punto che diversi forgiatori mi hanno chiesto un aggiornamento. Quindi, in questo video, oltre alle prime tre edizioni pubblicate per il nostro gioco di mazzi unici al mondo, andremo ad integrare anche le ultime due, Mutazione di Massa e la neonata Ondata Oscura, per rispondere alla domanda «Quale espansione conviene acquistare per iniziare a giocare a Keyforge? Versione 2.0». Andiamo a dargli un'occhiata. Nota bene! In questo video si affronteranno le espansioni in modo semplice e sintetico, prendendo in esame soltanto gli aspetti più caratteristici di ognuna di esse, per fornire così ad ogni singolo forgiatore che è appena arrivato sul crogiolo una panoramica iniziale che vi guiderà nella scelta dell'espansione che più si adatterà alle vostre esigenze di gioco. Quando nel novembre 2018 Keyforge vide la luce, il Richiamo degli Arconti fu la prima espansione a dare il benvenuto ai forgiatori di tutto il mondo. Con 7 case pronte a servire un arconte nelle sue avventure, con l'intento di aprire le cripte presenti sul crogiolo, i Sanctum, i Brobnar, i Dis, i Logos, i Marte, le Ombre e i Selvaggi rappresentarono, già dalle prime chiavi forgiate, dei validi alleati per la conquista del sapere immenso contenuto negli ipogei. Patria indiscussa dei mazzi Rush, di cui la casata Selvaggi ne era una delle principali rappresentanti, grazie a carte come Pixie della Polvere, Richiamo della Natura, Stregone Cacciatore, Gruen Peloso e Canto di Fertilità, questa edizione ha visto la nascita di archetipi di unici davvero straordinari, come gli OTK, che hanno fatto la storia del gioco e che tutti i maestri forgiatori ricordano bene. Il Richiamo degli Arconti è anche l'unica espansione ad aver visto fino ad ora il primo nerf per due elementi che semplicemente risultavano troppo forti, sia in combinazione con altre carte che da sole. Si sta parlando di accesso alla biblioteca di casa Logos, che con il seme di Nepente davano gas al motore dei precedentemente menzionati OTK. Fatemi sapere nei commenti se vorrete saperne di più su questa tipologia di unici che tuttora sono presenti nel palcoscenico competitivo, e Trucco della Civetta di casata Ombre, che come soleva fare saccheggiava le riserve avversarie bilanciando da sola le sorti di un incontro. L'Era dell'Ascensione, la seconda espansione di Keyforge, ha visto la luce 6 mesi dopo la nascita del gioco e ha introdotto le meccaniche che ancora oggi vengono utilizzate, Alpha ed Omega. Queste due tipologie di dinamiche permetteranno ad un forgiatore di giocare carte come prima risorsa o definitiva in un turno. Gli elementi più rappresentativi sono sicuramente Scissione Binata di casa Logos per la prima categoria di carte e Strega del Crepuscolo di casa Selvaggi per la seconda. Patria dei mazzi combo con unici che vedevano la sinergia tra carte come la già citata Scissione Binata e Trapianto Dimensionale, entrambi di casa Logos, che formavano il cosiddetto mazzo Brig. Capotribù Ganger e Battitorre di casa Brobnar, che costituivano la coppiata che dava forma al Gangernault, e i mazzi che di solito vengono etichettati come OTK, a ragion veduta, che vedevano l'incastro tra le carte di casa Marte, Generosità Marziana e Furto della Chiave, ovvero i temuti Genka, questa espansione a poco ha conquistato il cuore di una minor parte di forgiatori, essendo non proprio una delle edizioni più amate. Essendo presa in considerazione tuttora, infatti, dall'opinione pubblica di Keyforge come uno dei flop più eclatanti del nostro gioco di mazzi unici al mondo,
L'edizione blu ha sicuramente ancora molto da dire, secondo il mio personale parere, dato che a paragone della prima edizione e a paragone anche delle successive due che vedremo a breve, l'era dell'ascensione è stata comprata poco, dato che in relazione al richiamo degli arconti risultava e a volte risulta tuttora ancora poco performante. A parte quando si presentano quelle rare occasioni di trovare un mazzo davvero divertente che il più delle volte presenta delle combinazioni di carte che ogni volta sorprendono. Vi parlo per esperienza personale, essendo proprietario di un mazzo di AOA che in diversi tornei locali mi ha regalato diverse gioie. Vi lascio il link in descrizione se vorrete dargli uno sguardo. Mondi in Collisione è stata la terza espansione di Keyforge uscita circa un anno dopo la nascita del gioco e ha rappresentato un vero e proprio cataclisma nel senso buono del termine, introducendo nuove meccaniche e consacrando nuove tipologie di deck. Essendo la patria indiscussa dei mazzi board, l'edizione viola ha introdotto due nuove case che sul crogiolo hanno fatto la loro prima apparizione. La Repubblica Sauriana e la Federazione Stellare, infatti, hanno preso il posto dei Sanctum e dei Marte, che hanno temporaneamente abbandonato il gioco a data da destinarsi. Essendo un'espansione prettamente incentrata sul controllo della board, con la presenza dei dinosauri della Repubblica in campo, il Forgiatore ha potuto fare affidamento delle ambre catturate sui propri servitori in modo del tutto libero. Grazie a creature come Senatore Braccus e senza preoccuparsi di eventuali ambre catturate che avrebbero reso un servizio all'avversario attraverso la presenza del Prefetto Ludo e dello Scutum Imperiale, due tra molte altre risorse che questa casata ha offerto. Inoltre è grazie proprio a questi enormi seguaci che è stato messo un freno alla dilagante potenza di ombre ne Il Richiamo degli Arconti, dato che giocando Odoak il Patrizio o il Gargantodonte, i ladri e furfanti del crogiolo si sono visti annullare o indebolire tutti i loro effetti che danneggiavano la riserva ambre di un qualsiasi giocatore. Stessa storia per i Rush, dato che in casa Dis sono comparsi demoni spaventosi come Infornace, che agendo sulla pila degli scarti epurava carte facendo perdere al proprio avversario un numero di pietre pari al bonus ambra presente sulle carte rimosse dal gioco, e l'Impvestigatore, che agiva direttamente sulla mano rivale epurandone una casualmente. In più sono state aggiunte due nuove meccaniche, Adirato e Protezione, che rispettivamente andavano a costringere un servitore a combattere e creavano una barriera di sicurezza che proteggeva una creatura da qualsiasi fonte di rimozione dal board, rendendo il mostro immune da danni provenienti da qualsiasi fonte ed effetti che rimettevano in mano, distruggevano direttamente o epuravano un servitore sul terreno. Ovviamente anche qui le sinergie dalle quali guardarsi e da utilizzare per accumulare un grande vantaggio sul vostro avversario non sono state poche. Basti pensare a Interessi della Città-Stato ed Antico Potere, Tributo più Six Semper Tyrannosaurus o Cincinnatus Rex con la Spirale Dorata, tutte e tre provenienti dalla casata dei Sauriani, che hanno rappresentato in questa espansione un vero e proprio osso duro da affrontare o dei fedeli e preziosi alleati da scatenare contro le forze nemiche. Mutazione di Massa è stata la quarta espansione di Keyforge ad arrivare sul crogiolo e con sé ha portato una ventata fresca di novità rappresentata dalla nuova meccanica Potenziamento. Con essa ogni carta selezionata in modo occasionale avrebbe ricevuto delle icone bonus casuali tra le quattro presenti che comprendevano una rosa di opzioni che partivano dal distribuire dei segnalini danno, passando per la cattura o l'accumulo di ambre, fino ad arrivare alla possibilità di pescare una carta, conferendo ad ogni unico una vera e propria unicità ancora più marcata. Le modifiche sono state apportate anche in fatto di case, dove Brobnar, che in Mondi in Collisione ha deluso, ha lasciato spazio al ritorno di Sanctum sui campi di battaglia, pronto a far combattere i suoi angeli corazzati al servizio di ogni forgiatore.
In più, qualcosa di davvero mastodontico è stato avvistato con questa edizione, dato che la mutazione non ha fatto altro che il corso naturale del suo operato, trasformando dei semplici servitori in creature talmente devastanti che sono state necessarie due carte per poterle contenere. Questo nuovo modo di giocare e la presenza delle tre mastodontiche ha fatto sì che Mutazione di massa fosse una delle espansioni più attese e giocate, mantenendo le aspettative di mazzi competitivi che potessero dare del filo da torcere agli unici delle espansioni precedenti a questa. E così è stato in effetti, dato che nei vari tornei sempre più deck appartenenti all'edizione nera sono arrivati ai piani alti, confermando ancora una volta che la mutazione, quando ha avuto inizio, difficilmente è stata arginata, continuando a modificare a suo piacimento le regole del gioco. Sempre ovviamente entro i canoni consentiti. Ondata Oscura è la quinta espansione e l'ultima in termini di tempo ad essere stata pubblicata per il nostro gioco di mazzi unici al mondo, che non solo coinvolge i forgiatori in una sfida all'ultima chiave, ma in questa edizione anche l'intero campo da gioco, portando con sé l'ennesima novità in fatto di meccaniche, ovvero l'ormai nota alta e bassa marea. Inoltre, l'aspetto delle varie confezioni dove gli unici sono contenuti cambieranno drasticamente, lasciando da parte le tipiche scatole di cartone, optando per una più comune bustina sigillata, già presente nei più noti giochi di carte collezionabili. In più, in questa espansione, i Dis hanno lasciato posto alla decima casa presente sul crogiolo. Si sta parlando degli Insondabili, che dagli abissi sono emersi per terrorizzare le altre fazioni in superficie. Ultima notizia, ma non per importanza, sarà la presenza di mazzi diversi dal solito, che riporteranno la dicitura gemello e che avranno al loro interno servitori di aspetto completamente diverso da quello a cui siamo normalmente abituati. Per saperne di più, vi invito ad aprire la scheda che è appena apparsa in alto, cliccandoci sopra con il tasto centrale della rotella del vostro mouse. Concludendo, questa edizione è ancora molto acerba, dato che con l'emergenza che stiamo attualmente attraversando non è stato possibile testarla a dovere, sia sui tavoli da gioco in larga scala o eventualmente su Crucible, che se tutto andrà per il verso giusto vedrà implementati i mazzi di questa edizione attorno al 9-10 aprile, forse anche più tardi. Bisognerà rimanere aggiornati per avere maggiori informazioni a riguardo. Quindi, non sappiamo ancora se Dark Tidings potrà dire la sua in un eventuale torneo di medie grandi dimensioni contro i mazzi dei 4 capitoli passati. Lo ripeterò fino allo sfinimento, soltanto giocandola si potranno svelare le bellezze e i misteri che Ondata Oscura avrà da offrirci. Anche perché già da una prima fase di test, personalmente svolta a porte chiuse, alcuni mazzi hanno letteralmente devastato unici provenienti da Il Richiamo degli Arconti e Mondi in Collisione, sbattendo pesantemente però contro deck di Mutazione di massa e a sorpresa l'Era dell'Ascensione. Ora, sia chiaro che si sono svolte sì e no una quarantina di partite, che non possono essere prese ovviamente come dato certo. Vedremo quando i sistemi saranno implementati come si svilupperà l'intera storia, avendo un quadro più completo della situazione. Conclusioni. Quando ci si ritrova a voler iniziare a forgiare, la scelta più ardua è quella di dover decidere da quale espansione iniziare. Delle 5 edizioni presenti in Keyforge quindi e alla luce di tutto quello che si è appena visto, le soluzioni potrebbero essere addirittura 2. La domanda che bisogna porsi, e ringrazio Alessandro Binosi per avermelo fatto notare, sarà: quanti mazzi voglio comprare? Se la risposta dovesse essere pari o superiore a 5, allora la scelta più giusta da fare si tradurrà nell'acquistare almeno un mazzo per espansione, così da avere ben presente davanti agli occhi l'evoluzione che il nostro gioco di mazzi unici al mondo ha subito. Mentre se non vorrete comprare più di 2 mazzi per cominciare, la scelta consigliata potrà ricadere sulle ultime 2 edizioni, ovvero Mutazione di massa e Ondata Oscura,
così da essere aggiornati già da subito su tutte le meccaniche di gioco presenti al momento e che potrete ritrovarvi a fronteggiare durante un match. Comunque, una volta che avrete fatto vostre le dinamiche che muovono le partite, vi verrà automatico vertere, con tutta calma, sulle espansioni che non avete preso inizialmente in considerazione. Con ben 5 capitoli pubblicati all'attivo, il multiverso di Keyforge ha sicuramente una piccola varietà di preferenza, dove ogni nuovo forgiatore può ritrovarsi. Il mio consiglio finale è quello di giocare il più possibile l'unico che avrete sbustato per comprendere appieno il funzionamento del gioco. Una volta fatto ciò e accumulando esperienza chiave forgiata dopo chiave forgiata, il vostro stile salterà fuori, occupando quel posto sul crogiolo che vi identificherà come giocatori di un archetipo di mazzo specifico, che sia combo, rush o control. Il tutto, mi raccomando, divertendovi e godendovi l'esperienza che il nostro gioco di mazzi unici al mondo avrà da offrirvi. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più in descrizione potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura per la prima e mutazione di massa per la seconda, che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.